Che carino. Perché diciamo la zanna è un po' troppo lunga e fine, Una zanna però non è una zanna, è più uno spadino, gliel'hanno. esatto. Però l'occhio è buono, anche mi piace questo segno. La carta di riso, perciò è venuto un po' con babbo. Un po' Babbo. babbo, che vuol Noi dire? diciamo così per dire sciocco, vale, nonno. Ah, ok. Ma che carino, vieni qua. C'ha le scarpe il tuo. Annalisa, guarda che è sulla strada. Buono, Antonio. Anche te, cioè, le zampe sono un po' troppo snelle, un po' da. Sei quasi anche tu al maiale dietro, eh? Un pochino. Oh, mi ispira, è l'elefante. Chi l'avrebbe mai detto? Non sapevo come sarebbe andato. Ma dai, è sulla strada. Eccola qua. Annalisa, c'è la testa tanto, non si allarga tanto, no? E sempre prosegue un po' come la proboscide, ma è buono perché, nel senso. Poi c'è la testa e la proboscide, mentre tu è una roba abbastanza sempre larga uguale. E anche il tuo c'ha l'espressione di un elefante. Vai un po' più indietro, Giovanna. Ok. Sì, forse le linee delle zampe le farei meno continue e un po' che lasciano intendere che non sono così magre, c'è la Sì, proboscide anche davanti. questo è troppo lontano. Poi. È come se ci fosse un po' di Sì. proboscide davanti a una, no? Ok, fermati. Ok, allora le proporzioni, come proporzioni è quello migliore, secondo me. Tieni su il foglio, per favore. È un po' tanto pieno, ma tu parti sempre così. Poi vai a togliere, poi mi mandi le foto che fai per i tuoi lavori e migliorano sempre.